Buonasera Massimo, un saluto a tutti gli amici telespettatori. L'agguato proprio alle nostre spalle, qui alla barra del parco di Via Eugenia Ravasco, proprio a ridosso della strada parco. Il tutto è avvenuto intorno alle 19:50. Un uomo a bordo di uno scooter, casco in testa, è sceso ed è andato a colpo sicuro. Si è diretto verso un tavolino dove erano sedute due coppie. E ha sparato, adesso qui ancora da capire se si tratta di 4 o più colpi di pistola andati a segno nei confronti di 2 uomini. Le 2 donne che erano in loro compagnia si sono nascoste sotto il tavolino e si sono salvate. Un uomo purtroppo ha perso la vita, il corpo è ancora riverso, ricoperto da un telo verde alle nostre spalle, si sta aspettando il carro funebre, l'altro sarebbe in condizioni gravissime all'ospedale di Pescara. Si tratta, Massimo, di un vero e proprio agguato come mai era accaduto in questa città. Si ricorderanno gli episodi ovviamente di Italo Ceci, ma quella era una vicenda di cronaca da antichi ricordi, da una dinamica certamente completamente differente a questa. Questo è un vero e proprio agguato che di solito accade in altre località, certamente non in una città come quella di Pescara, e la gente qui è sconvolta. Ancora tanta gente qui intorno al bar ad aspettare notizie ed è veramente sconvolta. La dinamica, tra l'altro, in un orario anche particolare, perché proprio qui vicino a noi c'è un parco giochi, il Kidland, dove si stava tenendo una festa per un compleanno di un bambino. Genitori e bambini completamente presi dal panico si sono rinchiusi in una stanza e insomma anche lì si sono vissuti momenti di grandissima paura. Non sono ancora ufficiali i nomi delle 2 vittime, quindi non possiamo riferirvi le loro generalità. Si tratterebbe di un architetto di 49 anni e di un ragazzo, questo architetto di Francavilla, e di un ragazzo di Pescara che abiterebbe in centro. Ripetiamo, non possiamo darvi le generalità perché la notizia non è ancora confermata. Abbiamo parlato pochi istanti fa con il procuratore capo Giuseppe Bellelli, che è venuto subito qui sulla scena del crimine insieme alla PM di Giovanni, sul posto anche il questore Luigi Liguori, il comandante della squadra mobile Gianluca Di Frischia, polizia e carabinieri. Sono ancora in corso i rilievi, sono già stati in qualche modo individuati i bossoli, almeno 4 di sicuro. Un'azione fulminea, Massimo, questa persona a bordo dello scooter è andata a colpo sicuro, i suoi obiettivi erano queste 2 persone e non ha avuto esitazioni da questo punto di vista. Ripetiamo, ci sono stati riferiti dei nomi, ma fin quando non ci sarà una conferma ufficiale anche da parte dell'autorità giudiziaria non siamo autorizzati a riferirli. Quello che possiamo dire è che le vittime, insomma, quanto sembra non avessero, almeno una sicuramente non aveva precedenti, l'altra da verificare. Si tratterebbe di un architetto di 49 anni di Francavilla e di un ragazzo di Pescara sui 30 anni. Tutte notizie ovviamente da confermare. Si era sparsa la voce anche che il ferito grave fosse deceduto, ma anche su questo stiamo aspettando conferme ufficiali. Massimo, l'episodio è di una gravità inaudita. Sul posto sono venuti anche il sindaco Carlo Masci, il vice sindaco Gianni Santilli, anche loro abbastanza sconvolti e scioccati da quanto accaduto. Un evento del genere, di una tale gravità, in questa città non si era mai verificato. Questo è un dato estremamente inquietante e preoccupante per la nostra città. Questo è quanto abbiamo raccolto a livello di informazioni qui dalla Bar del Parco in via Eugenia Ravasco a Pescara.
Se ci sono ulteriori aggiornamenti, ve li proporremo in diretta Facebook sul nostro profilo di Rete 8. Se non hai domande, Massimo, è tutto qui da Pescara, a te la linea.